Il nostro concetto è semplice, ovvero 5 minuti. 1, 5 minuti. quindi il meccanismo è molto veloce, è immediato. Per me la Smart City è una città che diventa un oggetto pensante. È una città tollerante, cosmopolita e ricca di manifestazioni culturali. Arte, musica, design, architettura. Lo spazio dell'incontro, lo spazio del pensiero, lo spazio dello scambio, del confronto. Sono luoghi sia che appartengono al centro della città che alla periferia. E a questo punto Renzi si allarga perché la città non è solo quello che si tocca, è un patrimonio intangibile, qualcosa che non tocchiamo. Idee nuove, originali e innovative. La città smart è una città che scambia esperienze. È il contatto fra diverse generazioni, ad alta complessità sociale, crocevia della globalizzazione. In realtà, nanotecnologie, muove la materia. Quindi produciamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dove ne abbiamo bisogno. Quindi in questo modo la città smart è densa, cresce per densificazione e non per dispersione. L'aspetto del gioco e l'aspetto dell'imprevedibilità. Quindi uno spazio anche di mediazione sociale. E attorno siamo tutti noi. Ora, tutto questo sembrerebbe molto banale, ma in realtà è un cambio epocale per quanto riguarda semplicemente la governance. Ci sono un sacco di persone dentro qui oggi e fuori, in giro per l'Italia, che fanno un sacco di cose meravigliose. Credendoci, qualche cosa succede. E la cosa più bella è che possiamo pensare insieme. Per trasformare le cose. Allora, innanzitutto benvenuti al forum della città creativa. Sono passati ormai 6 mesi da quando ci siamo visti l'ultima volta il 25 novembre scorso per presentare gli esiti della ricerca sui 10 anni della riqualificazione urbana in Emilia Romagna, il bilancio da cui abbiamo potuto far partire una nuova stagione della riqualificazione urbana, e quindi in quell'occasione ci eravamo lasciati proprio con l'impegno a riprendere su nuove basi, ma sempre a partire da quell'esperienza, una iniziativa di rilancio della riqualificazione e della sua attività regionale sulla base della legge 19. E lo facciamo oggi riportando il tema della città e del progetto urbano al centro dell'attenzione di questa platea numerosa. E credo che, come testimonia appunto questa presenza, le amministrazioni da voi rappresentate non hanno mai smesso di promuovere e di cercare una continuità nell'azione di miglioramento della qualità delle nostre città. E da questo noi vorremmo partire ricordando che ormai 11 anni fa, nel gennaio del 2000, in questa stessa sede, con un convegno si iniziò la stagione dei PRU con un forum che aveva come titolo La città di domani. Pensiamo che questa esperienza prenda le mosse dalla scelta di abbinare la delega all'ambiente e quella alla riqualificazione urbana. Nella conoscenza, nella creatività, appunto, nella ricerca, i cardini su cui andare a costruire le politiche di riqualificazione che abbiano la capacità di valorizzare sia gli aspetti materiali che quelli immateriali di un territorio. Alla fine, all'interno di questo perimetro, noi vorremmo sviluppare questo modello di sostenibilità. Ma con questo spirito si è organizzato questo workshop, quindi un percorso a cui speriamo che nelle prossime puntate, nei prossimi incontri, possano partecipare
sempre più soggetti interessati, che quindi si possa davvero allargare il circuito, il momento di scambio, proprio perché si vorrebbe coinvolgere tutti i territori e non chiaramente soltanto, come si diceva, quelli più attenti, quelli che comunque sempre ci sono. Quindi della riqualificazione in senso ampio. Ringrazio i comuni, i liberi professionisti e i rappresentanti di imprese che sono oggi venuti per assistere e per partecipare soprattutto a questa iniziativa. Ringrazio i relatori che hanno accettato questa sfida venire a parlare di creatività urbana o di smart cities in 5 minuti, sapendo che saranno brutalmente interrotti allo scoccare dell'ultimo secondo del quinto minuto. Quindi chi interviene oggi sono rappresentanti della cittadinanza, non sono qui perché sono tecnici specifici, esperti, ma lo sono in quanto appunto professionisti, artisti, registi teatrali, imprenditori, galleristi, imprenditori dell'industria culturale o imprenditori invece di imprese che siano tecnologicamente innovative oppure che facciano parte di settori come la nautica, la meccanica, eccetera. Partiamo con Andrea Manucci che è per forza. Allora, la strada. La strada è nata per questioni pratiche, per spostarsi da un luogo all'altro. La strada è quella che vedono i nonni in un periferia dal loro bar mentre giocano a carte. La strada non è la stessa cosa per una persona, attenzione dico persona, una persona di 6 anni. E non è la stessa cosa, e sto parlando dello stesso luogo, per una persona di 8 anni, a 10 è tutta un'altra cosa, a 13, 14, 15 è un'altra cosa, e via dicendo. Ho preparato un esperimento, molto un giochetto quasi. Sono uscito in piazza Ferrara oggi pomeriggio e ho chiesto semplicissimamente, ad alcune persone di disegnare il proprio autoritratto in un minuto. Sono contenti perché hanno messo in circolazione qualcosa ed è successo veramente quando non se lo aspettavano. Quindi il contesto urbano in qualche maniera credo sia veramente addirittura l'unico luogo che ci possa permettere forse nel modo più puro possibile di avere idee nuove. Di avere di nuove, quindi di andare avanti. Noi utilizziamo il concetto di arte pubblica e lo facciamo con pagina bianca. Il nostro concetto è semplice, ovvero all'interno di una piazza noi stendiamo la pagina, la pagina bianca, riempiamo la piazza di carta e poi mettiamo a disposizione i colori. Noi riusciamo a rivalutare appunto la piazza, un luogo urbano, in una maniera assolutamente nuova, coinvolgendo praticamente tutti, un target che vada, che non ha praticamente limiti. E l'arte applicata al sociale. Qui vedete un palco dove noi facciamo questo spettacolo, ma questo spettacolo nasce in Palestina, nasce sui luoghi a ridosso del muro, nella cosiddetta zona C, dove non si può costruire, e una comunità di beduini, Jalin, vive ma non ha la scuola. Da lì nasce quello che poi è stato uno spettacolo che ci ha permesso di raccogliere i fondi per costruire anche poi quelli che sono stati i bagni e altri luoghi utili alla scuola. E la cosa incredibile è che poi lo spettacolo appunto si è trasformato nell'ultima rappresentazione, addirittura abbiamo chiamato Mario Vadia che è stato contentissimo di partecipare con noi.
Io ho individuato due aspetti in maniera particolare, che sono l'aspetto del gioco e l'aspetto dell'imprevedibilità. Sono tentato spesso di spostare l'attenzione dallo spazio alle persone e credo che il gioco, il tema del gioco sia un tema che possa funzionare come strumento di disinibitore e aiutare anche a considerare lo spazio superando l'aspetto tecnico dei piani e delle mappe, degli strumenti di pianificazione tradizionali. Per esempio, si potrebbe giocando parlare di un quartiere non con una mappa 2000, 5000, 500, ma con un plastico bianco dove i cittadini, gli abitanti del quartiere sono invitati a provare delle possibili configurazioni. E sono stimoli che abbiamo provato e che sono molto interessanti, contagiano anche gli adulti in dei processi di partecipazione che attraverso il gioco possono assumere un carattere di leggerezza tale per cui sia più facile esprimersi. La realtà aumentata nasce in ambito aeronautico. I piloti hanno a disposizione uno schermo di vetro, quindi cabina di pilotaggio, su cui vengono supportate le informazioni di volo per non distogliere gli occhi dall'orizzonte. Adesso questa tecnologia è a disposizione anche sul settore automotive, sulle macchine, quindi possiamo comprare delle automobili di classe media dove su parabrezza ci sono le informazioni sulla guida, tonton oppure tachimetro, eccetera. Di cosa si può fare, cosa è stato fatto? Ci sono delle bellissimi livelli che vi aumentano la vostra percezione. Il primo screenshot è quello di Berlino, che è stato fatto da un partner della nostra rete. Andate a Berlino, accendete l'IAR e vedete effettivamente il vecchio muro, come era costruito, come era tale e tutto. E la parte interessante della realtà aumentata è che tutto è censito, ogni telefonino fornisce l'informazione di chi è stato interessato all'identità. Documenti, autorizzazioni, raccolta di applicazioni, eccetera, venisse fatta negli sportelli di un negozio. E questa è l'idea, in questo modo cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo potuto chiudere ben 10 sportelli periferici con un notevole risparmio finanziario per l'amministrazione. Il vantaggio è che questi tabaccai hanno trovato un modo di fare un nuovo business, perché come vedremo adesso come funziona il sistema, i cittadini pagano questo servizio come lo pagavano alle poste, alle banche, in altri posti, e quindi il tabaccaio ha trovato un modo di incrementare il proprio business. Comunque il cittadino usa il servizio, è molto semplice perché si reca allo sportello e come in qualunque altro sportello bancario o postale paga una commissione per ottenere il servizio. Questa commissione in quota parte viene riversata al comune, in questo caso il gestore del T-Serve, e quindi alla fine si è generato un vero e proprio business. Questi sono i numeri della rete in questo momento. È una rete, come dicevo prima, che principalmente tratta pagamenti, perché è la transazione più importante, ma non solo, vedremo la lista dopo. Nel caso del supermercato, solo la modifica del software di gestione delle casse, perché i pagamenti li facciamo fare alle casse passando le fatture sul lettore a codice a barre come fosse un qualunque altro prodotto, quindi il tempo speso è lo stesso del pagamento di un pacchetto di caffè o di qualcos'altro. Il sistema ha avuto così successo che alla fine ce l'hanno chiesto altri comuni anche al di fuori della nostra provincia. Questi sono i luoghi dove attualmente il sistema è stato installato, abbiamo richieste anche al di fuori di questi siti e siamo un po' in difficoltà ad espandere ulteriormente il sistema perché non abbiamo ovviamente la struttura in grado di gestire un vero e proprio business che potrebbe avere delle mire nazionali e internazionali.